Sud. La canzone di Michael Bolton, vecchio successo degli inizi degli anni 90, questa è Reach Out al Bill Dare su Radio.Sud alle 11.12 in questo martedì 21 febbraio. Abbiamo appena iniziato il Tech Magazine, ci porterà fino alle 13 e come vi ho detto prima in precedenza, insomma, iniziamo con un ospite, così come abbiamo fatto ieri, facciamo la stessa cosa anche in questo martedì in diretta telefonica. Questa mattina abbiamo Mariella Nava. Ciao Mariella, buongiorno. Ciao a tutti, ciao, bentrovati. Ben ritrovata a te, ben ritrovata sia dal punto di vista, insomma, perché comunque ci stiamo parlando dal punto di vista radiofonico, e ben ritrovata con il tuo nuovo progetto discografico, giusto? Buongiorno con Epoca. Sì, esatto. Questo... Epoca. Oh, esatto. Sì. Allora, 30 anni di carriera, beh, che è iniziata proprio nell'87, no? Con quel Festival di Sanremo, giusto? Sì, esatto, nell'87 io ero sul palco dell'Aris, sul palco del Festival di Sanremo, eh. E c'era il buon Pippo Baudo che mi introduceva, che mi presentava, ed ero esattamente proprio all'esordio della mia carriera da cantautrice, insomma, quindi proprio in quei giorni, insomma, nel giorno in cui è uscito questo nuovo lavoro, che però contiene 13 tracce nuove, insomma, con cui in qualche modo io ho tirato un filo di legame con tutto quello che è stato il mio percorso fino a qui, quindi chi mi segue da lontano mi ritrova, ma trova anche una Mariella Nava cresciuta, spero, certo. E portata fino ai tempi odierni, insomma, fino, certo, ad oggi, fino al nuovo modo di mio di scrivere, insomma, quindi tutta diciamo la crescita fino a qui. Certo, certo. Ascolta Mariella, da come è scaturito questo nome Epoca, no? Cioè, come mai proprio questo, sì, questo termine, ecco, per dare il titolo, sì, non solo al singolo ma anche all'album, giusto? Perché questo è il titolo, certo, che dà anche il nome all'album. Come mai questo termine, certo, questo nome? Allora, Epoca è per me un po' un ritratto di quello che, del tempo che stiamo vivendo, del tempo che stiamo attraversando, questo arco di tempo in cui sicuramente ci sono insomma dei connotati precisi, quali quelli per esempio del web, no? Delle pagine social in cui tutti siamo un po' riversati, siamo un pochino di cui siamo frequentatori abituali ormai. Ed è anche un po' un invito, però soprattutto nel brano che si intitola così, Epoca, è anche un invito a starne un po' a distanza, cioè sicuramente servircene, perché può essere utile essere in contatto, no? Venire a conoscenza o ritrovare qualcuno, ma poi riprendere le nostre vite reali e ritrovare un po' quel tempo che sennò ci viene un po' bruciato, stando sempre lì, insomma. Certo. Ecco, distinguere la vita virtuale da quella reale, perché altrimenti si fa una grande confusione e finiamo col rimanere chiusi nelle nostre stanze o tutti riversi sui nostri smartphone senza poi relazionarci davvero con il mondo e con chi ci sta di fronte. Certo, tutto, certo, qui. A proposito di social, io mi sono soffermato poi leggendo un pochettino le info, no, sul tuo album, che tu ti soffermi in maniera forse particolare sul discorso privacy, no? E cioè dai un accenno a chi nell'anonimato crea poi dei falsi profili, creando poi forme di bullismo, certo, provocazioni, insomma, certo, anche di violenza, giusto? Come no, anche crea anche un po' delle onde di intolleranza, secondo, sì, me, anche con due parole, come dico nel testo, due parole postate così che sembrano non avere importanza, ma in realtà rimbalzano, no? Perché oggi va di prassi il condividere, l'inoltrare, insomma, quindi ovviamente una parola sbagliata può creare dei danni sia personali sia a qualcuno, insomma sia individuali sia collettivi, quindi bisogna anche saper distinguere quello che è giusto ascoltare e prendere da lì, che, certo, ci fa anche sorridere se vuoi, che ci aiuta, ci accompagna, e quello che invece ci può disturbare, insomma, ci può creare, come dicevo, dei riverberi sbagliati. Certo, per la serie, diciamo, se non ho capito male, l'utilizzo sì dei social, però preso sempre, diciamo, con le pinze, no? Certo, senza cercare, però filtrato esatto, dalla nostra saggezza esatto. Insomma, da quello che può essere il nostro pensiero, la nostra razionalità, perché
Esatto. Se il social si affida al nostro istinto, ritorniamo animali anche lì, benché il mezzo si è evoluto, però rimaniamo antichi, insomma. Certo, certo. Torniamo indietro. Tu, come al solito, anche in questo brano, credo, mi sa che hai anche curato gli arrangiamenti, insomma, i suoni, sì. Oltre che tra l'altro chiaramente scrivere, no, questi sì, brani sì, di questo sì, tuo sì, beh, nuovo progetto discografico. Sono molto anche da quel punto di vista, ecco perché penso che mi rappresenti veramente molto di più di tutti i miei lavori precedenti, perché fino alla fine, cioè fino alla stampa, ne ho curato veramente ogni aspetto e quindi insomma mi sento veramente completa da questo punto di vista, questo lavoro ed è una fotografia esatta, come dicevo prima, insomma di quel che sono oggi, di quel che ho, sì, che ho definito di più. Anche perché ci hai messo forse un anno e mezzo giusto per completare, diciamo, questo progetto, no? Iniziato sì, nel 2014, uh-huh, no? È finito proprio nel 2016, giusto? Ascolta, sì, esatto, sì. Due anni di lavoro fatto per bene. Perché poi alla fine insomma mi è piaciuto portarlo un po' dentro me tutto questo lavoro, cioè non ho affrettato, non ho accorciato tappe, diciamo, ma anzi l'ho lasciato un po' lievitare, insomma, come fa il buon impasto prima di diventare pane, no? Ho lasciato dentro me prendesse la forma più giusta, più corretta, sì. Esatto, esatto. Ascolta Mariella, 2017, insomma, appena iniziato, cosa c'è ora in progetto per questa epoca? Non so, c'è una tournée, cosa bolla in pentola, ecco, diciamo così. Beh, sì, ovviamente la prima parte del tour sarà più promozionale, cioè per far conoscere questo lavoro, incontrando con il tradizionale firmacopie, ma non solo, sono dei veri e propri incontri in cui un po' mi dilungo, spiego cosa significa, appunto, come sto facendo un po' con voi oggi questo progetto, ma poi anche se si può anche cantare, perché no, come certo, negli incontri che c'erano proprio in Puglia il 9, il 10 e l'11 sì, di marzo? Sono dalle parti Andrea, marzo, ah, perfetto. 9 marzo, il 10 marzo sarò al Teatro Purgatorio e un piccolo teatrino carino di... sì sì, conosco esatto, a Trani se non erro, giusto? Sì, Trani. Sì, e poi c'è Martina Franca l'11 marzo alla Rotonda, insomma anche lì farò un momento musicale con i miei due musicisti, Roberto Guarino alla chitarra e Sasà Calabrese al basso, quindi insomma. Credo e spero che sia un'occasione per incontrarci a questo punto, per vederci di persona, insomma. Aspetto, certo. Che dire Mariella, io chiaramente ti ringrazio per questa tua piccola, ma sicuramente abbiamo parlato un pochettino di quello che è il senso poi, no, di questo tuo nuovo progetto discografico. 13 sì, brani, hai detto, sono inclusi nell'album? Sono 13 però nell'album fisico c'è anche qualcosina di più che io chiamo appunti sparti musicali. Ah. Perché ho voluto donare una sorpresa a chi ha ancora questa voglia di avere un oggetto disco in mano, insomma, che bello, andare proprio a cercare fisicamente, sempre per quella distinzione di cui parlavamo prima, sì, no? Sì, del profumo, dell'odore, del tatto, che bello, di quelle sensazioni che oggi vanno un po' sempre più perdendo. Sì, sì, è vero, concordo, dicevo la stessa cosa due settimane fa in quel di Sanremo, insomma eravamo noi lì con la radio e il sì, bello era quando sai ti vengono quegli artisti emergenti, no, che vengono in radio, che ti propongono, sì, la cosa bella è che ti danno il CD in mano, cioè non ti dicono certo, vai a scaricare, allora al che ho detto perlomeno ancora qualcuno ti porta è il certo CD fisico in mano, almeno per poterlo guardare, per poterlo e poi chiaramente ma per sì, poterlo ascoltare chiaramente. Sì, perché del digitale io penso, insomma, che nel tempo molto di quello che si fa oggi andrà, sì, ahimè, perso. Concordo, speriamo. Sistemi, io lo spero. Le decodifiche, diciamo, quando cambieranno le decodifiche. Esatto. Insomma, il cartaceo, il fisico ancora rimane una certezza, mentre tutto il resto. Esatto. Magari può essere, come si dice, riconciliabile col tempo, no? Nel senso, ci si può mettere su un po' le mani, si può riattivarne i colori, però le forme d'arte devono sempre essere un po' tattili, altrimenti sì,
Esatto. Ne perdiamo il senso. Ne perdiamo, esatto. Io ti ringrazio, sperando che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, insomma, ci si possa incontrare di persona, visto che comunque scendi qui al sud, noi siamo in provincia di Brindisi, magari, non lo so, sarebbe bello magari fare qualcosa qui in radio, cercheremo di organizzarlo. Io intanto ti ringrazio, ci lasciamo chiaramente proprio con Epoca, singolo che è in rotazione qui su Radio.Sud. Che dire, ti auguro un buon proseguimento di giornata, un grandissimo, non ne hai bisogno sicuramente, però te lo auguro, un grandissimo in bocca al lupo per questo tuo nuovo progetto. Grazie, poi a presto per tutti i nostri incontri. Grazie Mariella. Mariella Nava è stata l'ospite del Tech Magazine di questa mattina. Ciao Mariella. Ciao, grazie. E tu dimmi che epoca è, pubblicata così su una bacheca, ma la vita reale dov'è? Ce l'hai messa già su un'ipoteca, concentrati a trovarci da anni, ci incontriamo e da dirci più niente, tutti persi in frenetici click. Ci guardiamo ormai distrattamente, che perfino un dolore sta lì, messo in mostra, in video fotografato, chiedi aiuto come dentro un film, ma è conforto o lo abbiamo violato? Da te nasciti amori e di più, quanto abbiamo e a chi lo avremo inoltrato, scorre in fretta ogni cosa. E tutto è dimenticato. L'ultima stella, dov'è? L'ultima luna per te, l'ultimo sogno, se vuoi, l'ultimo abbraccio è per noi, l'ultimo volo, se c'è l'ultima voglia. E qualcuno ferisce anche lì, senza nome e da dentro a una stanza, due parole postate così, sembrano non avere importanza, ma più il buio rimbalza e di più, ingombra l'anima e la sua capienza, consegnati tutti alla vanità, di cui il significato è l'assenza. Dimmi tu cosa ci nutrirà, questo cibo provoca intolleranza. L'ultimo cielo dov'è? L'ultimo sole?